Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video sul nostro canale YouTube. Oggi scopriremo insieme le due borse di Cam, Mila e Céline. Prima di addentrarci nel fantastico mondo delle borse di Cam, vi ricordo come sempre, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al nostro canale YouTube e di attivare la campanella delle notifiche per ricevere un piccolo avviso ogni volta che pubblichiamo un nuovo video e che mettiamo a vostra disposizione un codice sconto per l'acquisto dei prodotti che vi mostriamo e che trovate tutti disponibili sul nostro shop online www.casababy.it e ovviamente anche alla fine di questo video vi lascerò un codice sconto per l'acquisto delle borse di Cam. Innanzitutto quello che mi preme sottolineare è che quando parlo di borse Cam sto parlando di borse extra trio, cioè borse che potete acquistare separatamente dal vostro trio. Infatti, come vedete, sono borse decisamente diverse rispetto a quelle che vi vengono già date in dotazione nel momento in cui andate ad acquistare il vostro sistema modulare. Quindi stiamo parlando della borsa Mila e della borsa Céline, che sono borse che potete acquistare separatamente e utilizzarle ovunque vogliate. Potete utilizzarle sul vostro trio, potete utilizzarle sul vostro passeggino, potete utilizzarle addirittura come borsa d'ospedale, perché come vedete sono davvero giganti, e poi sulla vostra tracollina avete la possibilità, tramite il Poussoir, volendo, di andarla a fissare a qualsiasi tipo di trio o passeggino. Ma andiamo come sempre con calma, uno per volta e senza spingere, e partiamo dall'analisi della nostra borsa Mila. Eccola qua. Come vedete, la borsa Mila è davvero molto molto grande ed è dotata sia di maniglie che di tracollina. Ve volevo fare anche vedere indossata, così riuscite più o meno a capire qual è la dimensione della borsa. Vedete che è davvero molto molto grande. Vi faccio anche vedere, appunto, prendendola con le sue manigliette, vedete che è una borsa super super capiente. E andando a vedere quali sono le sue caratteristiche, vediamo subito che già nella parte esterna è dotata di tasche, quindi avete una tasca con patellina apribile, vedete. In questo caso potete mettere davvero tutto il necessario, magari in questo caso le cosettine un pochettino più piccole, così sono più facili da trovare. Vedete che si chiude tramite un Poussoir calamitato, quindi anche in questo caso una chiusura davvero super semplice. E lateralmente troviamo un'ulteriore tasca che in questo caso, come vedete, rimane sempre aperta. Qui magari potete mettere il vostro biberon, la vostra bottiglietta d'acqua, l'ombrello, tutto quello che vi può servire. Poi abbiamo la nostra zip per poter andare ad aprire la nostra borsa e vi faccio vedere l'immensità che regna all'interno, appunto, della nostra borsa Mila. È davvero super super spaziosa e come vedete all'interno avete anche delle taschine per poter andare ad organizzare al meglio tutto il necessario per il vostro bambino. E adesso che stiamo vedendo l'interno, voi mi direte: ma questa borsa non è provvista di fasciatoio da viaggio? Eh sì, ne è provvista e oltretutto ha uno spazio tutto suo che troviamo sul retro della nostra borsa Mila. Infatti qui, come vedete, abbiamo un'altra zip che ci permette di andare ad aprire la tasca riservata, vedete, al vostro fasciatoio da viaggio. Quindi avete la tasca superiore dove potete andare magari ad inserire le vostre creme, i vostri pannolini, ed avere a portata di mano tutto il necessario per quanto riguarda il cambio del pannolino. E poi semplicemente andando ad aprire il vostro fasciatoio da viaggio, come vedete, avete a disposizione una superficie sempre pulita, perché ovviamente è vostra personale, dove poter andare a cambiare il vostro bambino in qualsiasi luogo siate. E come vedete, il nostro fasciatoio da viaggio è anche fissato alla struttura della borsa tramite dei Poussoir, il che impedisce al fasciatoio di spostarsi mentre lo state utilizzando, ma vi dà anche la possibilità, appunto, di andarlo a staccare nel momento in cui vogliate andarlo a lavare ed igienizzare. Quindi è davvero una caratteristica super super favolosa di questa bellissima borsa, anche perché davvero vi permette di appoggiarvi su qualsiasi superficie, coricare il vostro bimbo sopra, avete qua la possibilità di mettere tutto quello che vi serve per il cambio ed è tutto davvero molto molto comodo. Come sempre, anche in questo caso, prima di abbandonare la nostra borsa Mila, vado a prendere il centimetro così vediamo insieme qualche misura. Allora, qui
Innanzitutto, la nostra borsa Mila è alta 36 centimetri, quindi vedete davvero molto molto grande ed è larga, io vado da cucitura a cucitura e sono 41 centimetri, mentre di spessore, diciamo così, di larghezza è ampia 19 centimetri, quindi una valigia più che una borsa, quindi la potete davvero utilizzare anche per andare in vacanza, come vi dicevo, per organizzare le cose del vostro bimbo nel momento in cui dovete andare in ospedale per il parto. È davvero super super capiente, potete mettere all'interno tutto quello che vi serve e anche di più. Per quanto riguarda i materiali con cui è realizzata la nostra borsa Mila, devo anche in questo caso dirvi che sono materiali super resistenti e facili da lavare. Innanzitutto, la parte esterna della nostra borsa è realizzata in jersey e come vedete abbiamo anche degli inserti in ecopelle nella parte laterale e nella parte del fondo della borsa, vedete? Quindi va praticamente a rinforzare quelli che sono i punti un pochettino più deboli delle borse, noi donne lo sappiamo bene, e vediamo anche lo stesso identico lavoro all'interno dei manici. Come vedete, una parte in tessuto, l'altra parte è sempre realizzata in ecopelle. Per quanto riguarda il lavaggio di questo tipo di tessuti, mi raccomando, fate un lavaggio a mano, così almeno siete sicure di non andare a rovinare in alcun modo il tessuto di cui è fatta la borsa. Volevo anche specificare che il jersey è un tessuto utilizzato solo per questo tipo di colorazione, per quanto riguarda la borsa Mila, perché le altre due versioni, che sono il beige e il nero, sono realizzate poi totalmente in ecopelle. Alla fine del video, come sempre, prenderò poi il catalogo, così vi faccio vedere direttamente dal catalogo quali sono le altre colorazioni e gli altri materiali. Ma adesso che abbiamo visto quali sono tutte le caratteristiche della nostra borsa Mila, andiamo a vedere invece quelle della sua sorellina Celine. Ed ecco qua invece la nostra borsa Celine nella colorazione Melange Beige. Anche in questo caso, come vedete, per quanto riguarda il tessuto, è sempre realizzata in jersey con inserti in ecopelle. Guardate che meraviglia, in questo caso anche l'effetto che viene dato alle ecopelle, davvero molto molto carina. La ritroviamo sia sui manici che nella parte della chiusura della nostra borsa e sempre sul fondo, in modo che non si vada a appunto rovinare. Anche in questo caso abbiamo a disposizione una borsa gigante e mega galattica, perché vi faccio vedere, guardate qua la dimensione di questa borsa, sempre dotata di maniglie. Vi faccio anche vedere come ho fatto con la borsa Mila, giusto per farvi vedere appunto le proporzioni, e tracolla. In questo caso la nostra tracolla è una tracolla imbottita, a differenza di quella che abbiamo visto invece prima con Mila. Sempre dotata di pissoir nel caso in cui vogliate fissarla al vostro trio o al vostro passeggino. Ve la faccio vedere anche indossata con la tracollina, vedete, è davvero molto molto grande. Anche questa perfetta come borsa mamma e perfetta come borsa appunto da portare in ospedale per il vostro bimbo. Qui anche abbiamo tantissime tasche. Partiamo subito con la tasca, quella esterna. In questo caso ne abbiamo una unica, vedete, super gigante, che va ad occupare tutta la parte anteriore della nostra borsa, che si chiude in questa maniera particolarissima. Vedete, basta infilare appunto la patellina all'interno di questo lembo di tessuto in ecopelle, davvero super super carino. In questo caso però abbiamo anche l'aggiunta di tasche laterali sia da un lato che dall'altro, per poter andare a inserire quelli che sono o piccoli oggetti oppure, come abbiamo visto prima, il biberon, la bottiglietta, eccetera. Anche in questo caso abbiamo la zip per andare ad aprire la nostra borsa. E anche in questo caso vi faccio vedere quanto è grande l'interno della borsa. Qui davvero potete metterci di tutto, e anche in questo caso avete la possibilità, tramite le taschine interne, di poter organizzare al meglio tutto il necessario del vostro bambino. Ci sta anche la vostra roba, devo dire, perché qui ci sta davvero di tutto e di più. Sempre
Sempre come abbiamo visto per quanto riguarda la nostra borsa Mila, anche Celine ha uno spazio apposito per il fasciatoio da viaggio. Quindi anche qui andiamo ad aprire la nostra zip e voilà. Ritroviamo quindi le nostre taschine per poter inserire tutto quello che ci serve per il cambio, quindi le creme, i pannolini e quant'altro. E poi abbiamo anche in questo caso il nostro fasciatoio da viaggio, sempre fissato tramite pussoire, vedete, per mantenerlo fermo in posizione durante il cambio del bambino oppure per andarlo a rimuovere nel momento in cui avete la necessità di andarlo a pulire ed igienizzare. Quindi davvero anche in questo caso una scelta super super comoda. Quindi davvero queste borse sono studiate per facilitare la vita di mamma e papà, anche se il 99% delle volte, lo sappiamo, la borsa tocca alla mamma. Anche in questo caso vado a prendere il centimetro così vediamo bene quali sono le misure della nostra borsa Celine. Allora, nella parte esterna, come vi dico, vado a prendere appunto da cucitura a cucitura e sono 41 centimetri. Considerate però che appunto in teoria una volta aperta, cioè è riempita, perché noi adesso la stiamo vedendo vuota, però vedete che una volta riempita si va a prendere ancora qualche centimetro nelle parti laterali. Per quanto riguarda invece l'altezza, abbiamo una misura di 34 centimetri e per quanto riguarda invece la larghezza, anche qui vi dico, prendo da cucitura a cucitura, ma considerate che sono borse morbide e quindi una volta riempite sono ancora più voluminose. Siamo a 21 centimetri, quindi davvero super capiente anche in questo caso. Per completezza volevo farvi vedere anche le borse montate su un trio. Noi ovviamente abbiamo a disposizione un trio cam, ma vi ricordo che il tipo di chiusura che trovate sia su Celine che su Mila è un tipo di chiusura universale, quindi vi permette di poter agganciare la vostra borsa a qualsiasi tipo di trio e a qualsiasi tipo di passeggino. Nel frattempo ho anche preso una classica borsa cam che viene data in dotazione con il trio per farvi capire la differenza delle dimensioni tra una borsa da trio e la borsa invece che potete andare ad acquistare a parte con Mila. Vi faccio vedere anche Celine così almeno avete più o meno un'idea di entrambe. Voilà. E poi appunto andiamo a montarle così vedete anche la figura che fanno una volta posizionate sul maniglione. Allora, innanzitutto fissarle è davvero super semplice perché come vi ho detto prima avete solo un pussoir, quindi fate fare il giro della stoffa intorno al maniglione e andate semplicemente a chiudere, vedete, il vostro pussoir in questo modo qua. E questa chiusura deve essere effettuata su qualsiasi modello di trio e su qualsiasi modello di passeggino, così almeno riuscite a vedere anche le proporzioni della borsa una volta posizionata sul trio. Tolgo Celine e vado a montare Mila, così almeno vedete anche l'effetto che fa la borsa Mila montata sul nostro telaio. Allora, voilà. E voilà, anche in questo caso vedete che posizionare la borsa è davvero super semplice e veloce. E questa qui appunto è come rimane. Come vedete sono borse molto molto grandi e molto molto capienti, quindi in questo caso potete utilizzare un'unica borsa sia per le cose della mamma che per le cose del vostro bambino, cosa che magari non succede con le classiche borse che vengono date in dotazione con il trio, che essendo un pochettino più piccoline generalmente riescono ad ospitare più o meno il necessario per il vostro bambino, quindi poi la mamma è costretta a doversi portare dietro un'ulteriore borsa per tutto quello che invece serve direttamente a lei. Quindi direi che l'opzione di poter acquistare separatamente dal trio una borsa decisamente più grande e più capiente che vi permette di uscire di casa con meno accessori, direi che è assolutamente una scelta favolosa. Ed eccoci qua con il nostro catalogo, perché non mi resta che farvi vedere la gamma colori sia del modello Celine sia del modello Mila.
Quindi approfittiamo del nostro bellissimo catalogo CAM e partiamo subito con Mila. Come vedete, la prima colorazione è il mélange grigio, che è quello che vi abbiamo fatto vedere nel nostro video, e poi abbiamo ancora a disposizione il beige e il nero, che, come vi dicevo, invece cambiano non solo nella fantasia ma anche nel materiale. Infatti, queste due colorazioni sono realizzate completamente in ecopelle, tranne per un inserto all'interno del maniglione e la classica tracolla in tessuto. Subito qua di fianco invece abbiamo la nostra borsa Celine, anche lei super super gigante, lo vedete anche in questo caso nelle foto dove la mamma le va ad indossare entrambe. Anche questa è disponibile in due varianti colore, la mélange beige, che è quella che abbiamo visto all'interno del nostro video, e la mélange antracite. In questo caso i materiali sono gli stessi identici per entrambe le colorazioni, e quello che cambia appunto solo la variante colore. Quindi direi che abbiamo visto quali sono appunto tutte le caratteristiche delle nostre borse Celine e delle nostre borse Mila, abbiamo visto le varianti colore e quindi non mi resta che lasciarvi il codice sconto per l'acquisto di questi prodotti sul nostro shop online www.casababy.it. Il codice sconto che dovete inserire all'interno del vostro carrello è YTCAMBORSE, quindi davvero super semplice. Come sempre ve lo lascio scritto qua e ve lo lascio scritto giù nell'info box. Sempre giù nell'info box vi lascio poi il link per trovare più facilmente i due modelli di borsa e vi lascio anche tutti i nostri recapiti. Mi raccomando, se volete maggiori informazioni riguardo alle borse di CAM, Mila e Celine, non esitate a commentare questo video, fateci una domanda e noi vi risponderemo. Direi che per questo video è tutto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!